Liliana è vestita di grigio. Se proviamo a toglierle le buste della spesa e a sistemarle la borsetta, se aggiungiamo un raggio di sole e poi estrapoliamo questa figura e la sovrapponiamo al nostro personaggio misterioso, vediamo che combaciano perfettamente. Qualcuno diceva che si tratta di una persona alta e snella, in realtà è minuta. Le parole che avete ascoltato appartengono a Daniele Auber, originario di Trieste ed esperto di effetti speciali ad Hollywood, che ha seguito da vicino il caso di Liliana Resinovic, la sua concittadina scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta in un bosco il 5 gennaio 2022. Abbiamo già discusso più volte del tragitto che Liliana avrebbe fatto la mattina in cui è sparita. Le telecamere di sorveglianza di una scuola di polizia la ripresero mentre teneva delle buste della spazzatura, che più avanti gettò nei cassonetti della raccolta differenziata. Poco dopo fu vista attraversare Piazzale Gioberti sulle strisce pedonali. Anziché un'immagine nitida, l'incisione sembrava più un'ombra. Nonostante ciò, la procura identificò quella figura sfocata come Liliana, diretta verso il bosco dove sarebbe stata trovata morta 23 giorni dopo. Gli inquirenti ipotizzarono che Liliana si fosse suicidata, sostenendo che se avesse seguito un percorso diverso, sarebbe stata ripresa da altre telecamere. Per i familiari, in particolare il fratello Sergio, la figura filmata a Piazzale Gioberti non era Liliana. Le immagini erano sbiadite e non era possibile identificarne il volto, ma anche dall'altezza sembrava troppo alta per Liliana, che era di corporatura minuta. Anche il colore dei vestiti non corrispondeva a quello che Liliana indossava quel giorno. L'esperto, al contrario, ritiene che la figura che attraversava la strada fosse compatibile con Liliana. Sono due interpretazioni opposte, ma entrambi plausibili. Per comprendere il motivo, è necessario tornare al 14 dicembre 2021 e al tragitto compiuto da Liliana dopo essere uscita di casa. L'orologio segna le 8:41 quando Liliana getta la spazzatura nei bidoni. Poco dopo si dirige verso Piazzale Gioberti, dove, come detto, viene ripresa dalla telecamera del bus alle 8:50. Ma il tragitto dalla scuola di polizia a Piazzale Gioberti non richiede 9 minuti, ma solo 3 o 4. Com'è possibile? La procura ha scoperto che l'orologio della telecamera della scuola di polizia era sbagliato di 5 minuti, pertanto Liliana passa di lì alle 8:46 e non alle 8:41. Così tutto torna. La donna scompare dalla vista delle telecamere alle 8:50 e 30 secondi, mentre si dirige verso San Cilino, dove si trova uno degli ingressi al bosco. Per completezza ricordiamo che una fruttivendola disse di averla vista passare davanti al suo negozio tra le 8:15 e le 9. Proprio su questa base, l'estate scorsa la procura di Trieste aveva chiesto l'archiviazione del caso come suicidio. I familiari si opposero e ottennero una proroga all'inchiesta e una nuova autopsia ancora in corso. Tra i vari accertamenti disposti c'è anche la verifica dell'orario sbagliato della telecamera, poiché il disallineamento di 5 minuti potrebbe influenzare le indagini. Riguardo alla pista del suicidio, c'è qualcosa che non quadra. Se Liliana avesse raggiunto il bosco per suicidarsi il 14 dicembre, come mai nessuno avrebbe visto il suo corpo fino al 5 gennaio? La zona è piuttosto frequentata. Inoltre, come mai il corpo si è conservato così bene? Infatti, la prima autopsia datava il decesso a 2 o 3 giorni prima del ritrovamento del cadavere. Quando è realmente morta Liliana? Il 14 dicembre o il 2-3 gennaio? Se fosse deceduta subito dopo la scomparsa, potrebbe essere stata conservata per 20 giorni in un luogo freddo e poi abbandonata nel bosco. È un'ipotesi difficile, ma non impossibile. Per fare chiarezza sulla questione, il nuovo consulente della procura, Davide Vanin, si è recato nel bosco nei giorni scorsi per effettuare rilievi sulla temperatura del luogo. Anche il generale Luciano Garofano, ex comandante del RIS di Parma e ora consulente del marito di Liliana, Sebastiano Visintin, ha visitato la zona per verificare il percorso che Liliana avrebbe fatto per entrare nel bosco, una zona che lei conosceva bene. In attesa dei risultati della nuova autopsia,
Attesi prima dell'estate, le indagini continuano a esplorare il mondo delle relazioni di Liliana. Dopo la sua scomparsa è emerso il coinvolgimento di Claudio Sterpin, che si è presentato come l'amante della donna e ha dichiarato di aver progettato di andare a convivere con lei. Tra i due esisteva una lunga storia condivisa. L'analisi dei loro telefoni ha rivelato uno scambio intenso di messaggi d'amore. La chiamata finale di Liliana, prima di sparire, è stata proprio a Sterpin, avvisandolo del ritardo al loro incontro. Il marito di Liliana, d'altra parte, nega categoricamente le affermazioni di Sterpin, ma una registrazione del 5 marzo 2022 dipinge una situazione diversa. In un colloquio con un giornalista, confida che nel 1992 Liliana era rimasta incinta e che Sterpin potrebbe essere il padre. Questo suggerisce che Visintin fosse consapevole della stretta relazione tra la sua futura moglie e Claudio già allora. Recentemente Sterpin ha fornito la sua versione dei fatti. «Sì, io e Liliana ci siamo frequentati per 42 anni. L'ho conosciuta quando lei era un atleta e io il suo allenatore. C'era una grande differenza di età tra di noi, quindi non abbiamo mai pensato a una relazione seria, stabile». Poi nel tempo abbiamo incontrato altre persone. Io ho avuto due mogli. È proprio nel periodo in cui Sebastiano sospetta che fosse rimasta incinta di me, io frequentavo la mia seconda moglie. Quindi non ero io il padre di quel bambino. Non escludo però che fosse rimasta incinta di me un'altra volta, 7 anni prima. Il mistero di Trieste potrebbe essere vicino a una svolta.